Sono un po' imbarazzato a intervistare Marco Sisi, effettivamente, devo ammettere, perché non tutti lo sanno, ma parecchi lo ricordano. Marco ha iniziato quasi insieme a me, praticamente, in contemporanea all'attività televisiva. Però vedo che è finito molto meglio, in definitiva, perché queste produzioni sono di grande levatura. Allora, Livorno Superstar, torni alle origini in poche parole. Sì, la faccenda è questa. Io sono tornato alle origini ora perché abito a Livorno pur continuando a lavorare a Roma, ma ho vissuto a Roma per 10 anni e nel periodo di permanenza a Roma mi è venuta una volta, 3 anni fa ormai, l'idea di vedere che succedeva a mettersi alla ricerca delle immagini livornesi presenti nei film. C'è stata una serie di circostanze fortunate che mi hanno fatto avere 2 o 3 notizie interessanti. Cioè, hai anche lavorato, dai. Sì, sì, vabbè, certo, poi ci sono stati altri film che sapevo che venivano fatti in quel periodo, sempre il 92 e il 93, e allora mi sono detto, perché non raggruppiamo un po' tutte le varie immagini che sono state fatte nei film livornesi, vediamo cosa viene fuori, che può essere un discorso interessante. E così, pezzo per pezzo, ho fatto un blob che non si esaurisce nell'arco di un giorno, ma spazia in un periodo di tempo che adesso va dal 1926 al 1992. In concreto quanto dura la programmazione? In concreto, diciamo, io ho fatto un demo tape che dura circa 1 ora e mezzo. Possono essere più lunghe, più corte le varie scene. Il discorso era questo: a me interessava mettere in piedi un discorso di ricerca su quello che è stato il cinema per Livorno, che è un discorso assolutamente indipendente dall'esistenza degli studi di Tirrenia, perché il rapporto tra cinema e Livorno si è, come dire, estrinsecato anche attraverso produzioni hollywoodiane, produzioni di Cinecittà. Poi è chiaro, gli studios della Via di Fisorno utilizzavano spesso Livorno per i loro esterni, però c'è stato il divertente fatto di Livorno ricostruita per il film Avorio Nero in teatro di posa a Hollywood, Livorno ricostruita a Cinecittà per Le Notti Bianche di Visconti, film importanti che hanno vinto, nel caso di Avorio Nero, premi Oscar, nel caso di Le Notti Bianche Il Leone d'Argento. Perciò sono notizie che tutti sanno, no? Con tutta questa cultura cinematografica vuoi passare dall'altra parte della barricata, cioè passare dalla parte del cinema. Io mi ci diverto, ne parlo spesso con i colleghi, no? Non ho mai toccato un centimetro di pellicola in vita mia, io sono un animale elettronico nato e cresciuto con questo sistema e andrò avanti così, anche perché poi la televisione ormai fa talmente tante cose appassionanti, non mi ritengo una persona adatta a lavorare con la fiction, ma con il montaggio sì. E allora ho messo insieme le notizie e la maniera migliore di far leggere queste notizie era quella di parlare nella lingua che conosco meglio. E ecco che è nato fuori questo progetto, che poi, detto per inciso, è un progetto che adesso è stato buttato su videocassetta, era destinato a essere visionato in privato da assessori, funzionari di enti turistici o che altro, perché potrebbe essere un buon traino turistico per la città, no? Però può essere buttato dentro un CD-ROM, può essere infilato dentro un sito internet accessibile da chiunque si colleghi con questa rete e voglia avere notizie su questa cosa, se gli interessa. Perciò appunto il discorso della durata di Livorno Superstar è molto aleatorio, perché ci sono altri film che non sono riuscito a rintracciare, ma che spero di trovare dopo. E poi soprattutto è il discorso che si tratta di far capire che sono successe tante cose che ormai magari sono passate un po' nel dimenticatoio, ma sono fatti curiosi. I film dedicati a fatti, diciamo, pittoreschi, come la questione di Tombolo immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, il fatto che Livorno è stata utilizzata non in quanto Livorno, ma in quanto un'altra città, che poteva essere la città del Veneto di Tutti a Casa, poteva essere una capitale sudamericana di Per Questa Notte. Quindi è divertente, insomma, cioè sono cose che magari neanche i livornesi sanno. E io vedo che quando le persone visionano questa cassetta si rendono conto che sono successe cose
che sono entrate a far parte, diciamo, dell'immaginario collettivo delle persone che vanno a vedere un film, e sono successe nella strada che loro vanno, percorrono tutti i giorni per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, e questo penso che sia la cosa più divertente, no? Rimescolare le carte del rapporto fra cose vere e cose fasulle, che specialmente in una città piccola che si pensa di conoscere quasi palmo a palmo, è buffo perché ti cambia un po' gli orizzonti. Non si finisce mai di conoscere la zona in cui si sta, insomma, in definitiva. Per concludere, che Livorno ne viene fuori, se tu dovessi dare un giudizio da questo assemblaggio di immagini, di sensazioni? Sai che è una bella domanda, perché la cosa buffa è che in certi casi viene una Livorno che è popolata da malavitosi di ogni genere, specialmente i film di Bud Spencer, contrabbandieri militari americani. Vabbè, che è ancora da scoprire. La cosa infatti che mi ha spinto a non mettere il montaggio proprio in ordine cronologico come avrei voluto, è proprio il fatto che, specialmente nell'inizio, era proprio tremendo, perché erano tutti film tristi, tragici, drammatici, gente che si ammazzava, moriva ammazzata, storie tremende, insomma, storie. E quindi ne esce fuori una Livorno totalmente fasulla, insomma, non è che, beh, del resto la fiction è così, cioè è fasulla anche. Volendo la Roma del neorealismo, a volte non è detto, no. Le storie cinematografiche sono un'altra cosa, però è buffo perché ne esce fuori una Livorno che non è la Livorno che tutti quanti conosciamo, però fa benissimo da sfondo alle riprese cinematografiche. Questo è, secondo me, il lato divertente. Beh, allora, avete conosciuto De Viso finalmente. Marco Sisi, l'abbiamo presentato in televisione come videoclipomane, va, usiamo questo termine una volta tanto, videomaker è il termine giusto, naturalmente, per vedere questa produzione, chiamiamola così, questo montaggio, questo assemblaggio, speriamo che il messaggio, francamente, arrivi direttamente agli interessati, anche perché ce n'è tanto bisogno di conoscere la nostra città a fondo, completamente. Buon lavoro. Grazie mille.